Ugo Revello, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare dei suoi libri che sono sicuramente molto molto interessanti. Ava Bin Parai e poi Suma Bin Chapa. Ecco, questi sono i titoli dei due libri che noi stiamo per raccontare qui nel posto delle parole. Due titoli importanti. Io credo che siano due titoli importanti perché dietro questi titoli, dentro questi titoli, c'è un lungo lavoro di ricerca. E noi siamo qui per scoprire il valore della ricerca di Ugo Revelli. Priuli e Verlucca, l'editore di questi due libri, Ava Bin Parai e Suma Bin Chapa. Il primo è intitolato per l'appunto Ava Bin Parai, nel senso va bene così, il secondo Suma Bin Chapa, nel senso di siamo ben presi. Sono due libri che hanno come sottotitolo Detti che fra un po' non saranno più detti. Ecco, Ugo Revello ci racconta la sua peregrinazione attraverso il piemontese. Lei è torinese di nascita e si è laureato in ingegneria meccanica, ha conseguito l'abilitazione alla professione. Fortunatamente, leggo nel risvolto di copertina, ha avuto il buon gusto di non smettere mai in pratica i suoi studi. Non salirò mai su un'automobile progettata da me. Beh, questa mi sembra una cosa molto, molto interessante, risparmiando al mondo l'ennesimo tecnocrate di mezza tacca. Quindi, al di là della tecnocrazia di mezza tacca, come lei dice ironicamente, la sua attività di ricercatore della lingua, del lessico familiare, come lei lo definisce giustamente, è molto molto importante. Ecco, in che modo lei ha cominciato la sua ricerca in quel lessico familiare di famiglia, ma proprio di famiglia piemontese, Ugo Revello? Sì, la ringrazio molto per questo premio. Nulla di particolare dal punto di vista della ricerca, nel senso che a un certo punto della mia vita mi sono accorto che in una città come Torino, poi io mi sono trasferito a Collegno, quindi sempre zone limitrofe oramai in queste città, con le città satellite attorno, è difficile di distinguere diciamo il centro dalla periferia, la gente che parlava torinese diminuiva a vista d'occhio. Io ci parlavo con i miei genitori, con mia suocera, tutto quanto, e con poca gente che aveva la mia età. Allora mi sono detto a un certo punto, cominciamo, per ridere quasi, a raccogliere quei detti che io sentivo, che fiorivano diciamo nel linguaggio normale, e di lì è venuta questa attenzione e questo entusiasmo a ricercare diciamo cose sempre nuove nella memoria mia, diciamo, nelle parole degli amici e in altre cose. È stata una cosa molto naturale, diciamo, non forzata da nessuna desiderio di libresco, chiamiamolo così. Ecco, è partita in maniera molto, molto spontanea e piano piano diciamo ha avuto questo crearsi e questo diciamo andare avanti quasi autonomamente, ecco, direi. Bella questa sua definizione, niente di libresco. Quindi se c'era niente di libresco vuol dire che la ricerca era fatta anzitutto per passione, vero Ugo Revello? Sì. Come ha detto poco fa lei, dalla famiglia in poi. E poi è arrivata l'esigenza di raccogliere questi detti, ecco. E i detti sono importanti perché rappresentano una realtà sintetizzata in una frase senza tanti giri di parole, no? A cominciare dal titolo, Ava Bin Parai. Ecco, in che modo possiamo cominciare a raccontare, per esempio, proprio questo modo di dire, Ava Bin Parai? Io diciamo, ritengo che ci siano certe frasi, appunto, due, cioè, Ava Bin Parai, poi anche il titolo del secondo, che siano molto sintomatiche della popolazione, no? Ava Bin Parai è questo modo di accettare, ma senza essere rassegnati alle cose, diciamo, della vita, voglio dire. Molto spesso io, appunto, nel mio raccontino, dico rivolgiamo a realtà extra, diciamo regionali, extra italiane, no? Facciamo meditazione, tutto quanto, quando magari alle volte basterebbe una frase detta in maniera così, tra lo scherzoso e, come si potrebbe dire, l'accettante, per cambiare magari, non dico proprio il corso delle cose, ma rendere le cose più accettabili e meno dure per noi. Per cui Ava Bin Parai rimane per me una delle frasi principali, ma sì, dai, cioè è come dare una pacca sulla spalla, tutto sommato.
che non siamo sfortunati, che le cose potrebbero andare peggio, per cui a vabbè imparai. Le cose potrebbero andare peggio, quindi a vabbè imparai, ma non è un modo di accettare e poi tirare avanti, chiudere un occhio, no? A vabbè imparai è un siglare, è come uno stringersi le mani. Sì, l'ho volato lì. È come le volte che diciamo, i contratti avvenivano semplicemente una stretta di mano adesso. Carte contro carte, bolle contro bolle, eccetera, eccetera. Una volta per fare delle cose bastava una stretta di mano tra due persone che negli occhi si guardavano e dicevano a vabbè imparai, ecco, il discorso era anche quello. È un po' un tornare, secondo me, anche io ho trovato nel piemontese, ma io penso in tutti gli altri dialetti, o chiamiamo le lingue minori, questa genuinità che forse andando tutti su una lingua paludata si è un pochettino persa, ecco. Quello lì secondo me è fondamentale, non solo per noi, ecco, voglio dire, ma anche per le altre regioni. Ma secondo lei che cos'è una lingua paludata, per farci capire, Ugo Levello? Ma adesso io ho trovato paludato perché l'italiano, sa, l'italiano nasce dalla famosa, diciamo, disputa tra il Bembo e il Trissino, quindi c'è stata tutta una genesi dell'italiano che ha fatto sì che fosse lingua ufficiale. Il dialetto per qualcuno è semplicemente, diciamo, una cosa, come si potrebbe dire, locale, per altri assume qualcosa di più importante. Chiaro che non arriverà mai a una lingua ufficiale, anche perché per esempio il piemontese si scrive in maniere anche differenti, voglio dire, per cui trovare una grammatica o una sintassi o un dizionario che riporti i modi di scrivere differenti del piemontese non è così facile, no? Per cui anch'io ho avuto delle critiche perché le O le scrivo in una certa maniera, le U in una certa maniera, eccetera, eccetera. Quindi è una scelta che ho fatto io. Questo testimonia già che non esiste una codifica così rigorosa dal punto di vista, secondo me, così libresco. E la spiega anche nel libro, perché poi giustamente dobbiamo cercare, questo libro deve essere aperto a tutti, anche a chi non conosce bene il piemontese, quindi dobbiamo per forza di cose avvicinare. Questo è un modo anche per avvicinare il piemontese a chi non lo parla o chi l'ha dimenticato, no? E mi sembra una cosa molto bella. E scrivere suma semplicemente con la U vuol dire avvicinarsi. È chiaro che in un piemontese, per così dire, accademico dovrebbe esserci la O, però giustamente. Perché non è scritto subito dopo, diciamo, dopo la prima pagina abbiamo spiegato che tutto sommato l'abbiamo fatto appunto per avvicinare la gente a non dire subito somma vincia pa, che è già un errore iniziale così dal punto di vista della pronuncia. Vorrei anche specificare una cosa che, diciamo, non è venuta fuori per adesso: il libro è scritto totalmente in italiano. Pensi lei, Ugo Levello, che io ieri sera nella nostra preparazione alla puntata di oggi una nostra redattrice mi ha detto: ma no, io vorrei sentire tutta questa conversazione in piemontese, questa ragazza è una ragazza di Roma, quindi ho detto guarda, facciamo che la facciamo in italiano, forse una prossima volta la faremo tutta in piemontese, perché qualcuno può darsi magari che non capisca proprio. Ecco, adesso andiamo a raccontare Ugo Levello insieme con la sua collaborazione di ricercatore di detti. Tra l'altro, quanto è durata questa ricerca? Dunque, devo dire che io ho avuto un piccolo impiccio anche con un'altra casa editrice, no? Che non nomino appunto per amor di gentilezza, che mi ha un po', un'altra editrice locale, che mi ha un pochettino fatto fermare per un anno e mezzo, dicendo che non andavano bene i miei modi di scrivere. Io scrivo in maniera come parlo, cioè leggermente sboccata, chiamiamolo così, cioè non mi fermo di fronte a nulla dal punto di vista della scrittura, e diciamo il modo di scrivere non piaceva tanto, per cui è durato di più di quanto avrebbe dovuto essere il primo libro. Se l'avessi, diciamo, subito passato a Priori Verlucca, sarebbe stata una cosa di 6-7 mesi, presso poco 8 mesi. Il secondo, da quando l'ho iniziato, mi ha preso quel tempo lì, ecco, voglio dire, tutto sommato. Ma non è tanto, secondo me, i detti, io ne ho ancora tantissimi da sviscerare, tutto quanto, e alle volte il raccontino che ci sta sotto, che è complesso, per poter agganciare, diciamo, al detto qualcosa di vagamente plausibile, ecco, voglio dire, che lo spieghi, perché non è, ecco, questo l'ho anche scritto, riscritto,
non è che io dica i proverbi o scriva i proverbi come saggezza dei popoli, voglio dire, per cui il tipico dalle parti alcunese, qualche monviso al capello o che fa brutto o che fa bello, il famoso proverbio ridanciano, cioè quando il monviso al capello che fa brutto o che fa bello, ecco, questi proverbi non li troverete nei miei libri, troverete i detti di famiglia, troverete delle definizioni, troverete dei modi di parlare di qualcuno, ecco, voglio dire. E alle volte avrei ancora un centinaio di detti da poter, diciamo, mettere sulla carta. Non è tanto il detto e quanto la spiegazione dello stesso, resa anche in maniera piacevole, voglio dire. Cioè, secondo me il successo, mi perdoni l'immodestia, di questi libri è dovuto anche al fatto che la gente ci si ritrova e ci ride, ci sorride, ecco, voglio dire, il discorso è quello, non hanno, diciamo, la pretesa di essere una cosa barbosa, no? Che uno quando finisce di leggere dice per fortuna attacco un altro libro. Ecco, sono contento di aver letto il libro di Ugo Revenna perché mi sono divertito ricordando anche, oppure scoprendo, quei detti che io avevo conosciuto o che non avevo ancora conosciuto. Tra l'altro questa mattina, prima di venire in studio, sono passato al bar a sorseggiare il caffè e stavo per dimenticare il mio Purilu, cosa che mi succede normalmente. Che cosa ne dice Ugo Revenna? Tutto sommato, il Purilu è stata una cosa ripescata dalla fanciullezza. Ecco, questo è proprio il tipico racconto mio. Cioè, quando c'era uno che scaricava dei mobili in via, io abitavo in via Ubarra, che era una via vicino a Piazza Statuto, quindi centro di Torino pieno, e questo qui mi ha detto "Vensi Purilu". Io non c'avevo nessun cappello in testa in quel momento lì, ma Purilu era il ragazzino, no? Il fanciullo, cioè era una definizione, perché normalmente tutti i fanciulli avevano il loro berretto, come tutti gli uomini di una certa età, lo vediamo, vabbè, anche nei film americani, tutto quanto, avevano il cappello, il dubbi, come si dice, tutto sommato. E quindi Purilu è dal berretto, come lei stava dimenticando al bar, è diventata per noi torinesi la definizione di ragazzino, ecco, di Vensi Purilu, e mi chiedeva di aiutarlo a scaricare dei mobili. Come al solito in quel caso lì feci il solito disastro, perché io sulle cose pratiche sono veramente negato, e infatti dico la prossima volta avrebbe chiamato qualcun altro e non certo uno come me per scaricare i mobili. E quindi la ricerca di questi detti che appartengono a un passato, ma appartengono anche a un presente. Io credo, Ugo Revenna, che a volte, invece di utilizzare, senza nulla dire di negativo sulla lingua inglese, no? Al posto di dare una definizione, un modo di dire inglese, forse sarebbe anche più divertente ripescare un po' la dizione piemontese, no? Anche perché è anche una sua simpatia. E questa ricerca che Ugo Revenna ha fatto per questi due libri, Summa Vinciapà e Avabim Parei, per Privoli e Berlucca, rappresentano veramente un chiarimento di tutto questo. Tra l'altro il suo lavoro deve essere stato, non deve essere stato Child come una crota, di sicuro. Diciamo che ci siamo mossi molto, molto, diciamo, a spanne, a branche, no? Con lo spannometro ci siamo state parti, cioè nel senso che a un certo punto siamo partiti così con questi detti, alcuni che mi ricordavo, e mi sono mosso molto così come capitava. Lì devo dire che io sono un patito della scrittura a mano, della vecchia penna stilografica, no? Però devo dire che il computer da questo punto di vista è molto più disservizievole nei nostri confronti, ecco, voglio dire, cioè, puoi mollare un racconto, prenderne un altro, così, diciamo, attaccare, cioè ti dà una possibilità di muoverti all'interno di un genere che è il racconto. Io non ho per esempio un afflato per portare avanti un romanzo, ecco, non ci sono mai riuscito. D'altronde ci sono fior di scrittori, come uno dei miei grandissimi, diciamo, maestri, che si chiama Beppe Fenoglio, appunto, e delle Langhe, oltretutto, che hanno vissuto più sui loro racconti che sui loro romanzi, voglio dire. Quindi, da quel lato lì, il racconto mi ha permesso anche di poter chiudere in una o due pagine delle cose che invece, stiracchiandole, non sarei riuscito più a controllare, voglio dire, da quel punto di vista. Quindi, da quel lato lì, è stato però una
una bella ricerca, mi è piaciuto molto e ho scoperto che molta gente quando lo rileggeva diciamo, ha avuto di nuovo voglia di cimentarsi nel piemontese, che poi non è che l'italiano lo si trascuri con quello, a me l'italiano piace molto come lingua, volevo dire, cerco di parlarlo e di scriverlo decentemente, però con questo non devo dimenticare assolutamente le mie radici e quelle belle frasi, anche simpatiche, anche canzonatorie, che di cui il piemontese, come ogni altro dialetto, è pieno. Il piemontese è pieno di questi detti, come tutti quanti i dialetti. Lei poco fa parlava della sua teorica incapacità a scrivere un romanzo, però Camilleri, che ci ha fatto conoscere il siciliano, è stata una cosa straordinaria. Io credo che inserire le edizioni dialettali all'interno di un romanzo, di una scrittura, sia veramente molto molto particolare. Adesso non dico l'irraggiungibile Camilleri, certamente, però la famosa parola Cabasisi, per esempio, no? È uno di questi esempi che ci ha fatto conoscere come parola, e tante altre, lo stesso Camilleri. E questo libro poi ha avuto un seguito, il libro intitolato Ava Bimparai, sempre per Trioli e Verlucca, ed è diventato il secondo libro, Summa Vincia Pa. Ecco, lei ha cominciato in maniera positiva, Ava Bimparai, nel senso va bene così, e per dire nel secondo titolo, Summa Vincia Pa, io mi sono immaginato chissà quale sarebbe, potrebbe essere il titolo del terzo libro. Ma devo così fare forse una piccola anticipazione, mi è stato chiesto e sto iniziando a scriverlo, voglio dire. Confesso di non aver ancora deciso il titolo del terzo, voglio dire. Poi ascolto anche, accettansi suggerimenti, ecco, perché come diciamo i primi due libri, il titolo del terzo potrebbe essere legato a uno dei raccontini, perché Ama Vincia Pa sono anche i titoli del primo racconto, del primo e del secondo libro, voglio dire. Quindi sinceramente non so, come qualcuno ridendo mi disse sgonfianè vuol dire non stancarmi, no? Non sgonfiarmi, però vuol dire stracanè, cioè come per dire lascia perdere, non stancare in questo momento, però è un barlume che è venuto, ma non ha ancora assolutamente nessun tipo di realizzazione dal punto di vista del titolo. Il terzo libro, visto che tutto sommato diciamo i primi due hanno avuto anche un buon successo di vendita, voglio dire, diciamo, penso che riusciremo a farlo, ecco, quindi sono molto contento di poterle anche dire che ci sto incominciando a lavorare, ecco. Con i tempi che ho io, che come ho ben scritto, con 5 nipoti e tutto il resto, ritaglio la mia, diciamo, la mia gioia di scrivere quando posso, ecco, da quel punto di vista, però ci sono sempre sotto, ecco, da quel punto di vista, mi piace tantissimo. Nel corso delle conversazioni che avremo questa mattina qui per Il Posto delle Parole, noi racconteremo di un libro intitolato I racconti di fantasmi di un antiquario, che è ben lontano da questa cosa che stiamo raccontando con Ugo Revello. Però c'è una coincidenza, perché noi racconteremo di Montag Rhodes James. Lei alla voce Sanguis, che è un'addizione che io amo particolarmente e sempre l'ho voluta pronunciare così, mai Sandwich, parla di John Montagu, quarto conte di Sandwich. Ecco, quindi c'è una coincidenza tra le varie conversazioni questa mattina e questo ci fa molto piacere. Come mai noi in Piemonte continuiamo a chiamarlo il Sanguis? Questo è un mistero, sinceramente. Io ho riportato proprio questo dividissimo, ma io ho una gran fortuna personalmente, che io per adesso tocchiamo tutto il ferro possibile, una buona memoria e una buona memoria diciamo anche visiva, e quel diciamo racconto viene assolutamente fuori da un'esperienza di vita. Quando ero ragazzino, mio papà mi portava spesso a eventi sportivi di vario genere, e c'era questo bocciodromo al Parco Michelotti, vicino allo zoo, dove c'era questo torneo estivo degli assi, e questa signora usciva da sto gabbiotto proprio urlando a squarciagola Sanguis, Sanguis, con questo accento piemontesissimo, no? Per cui il Sanguis è veramente, ancora adesso mi alzò quasi richiesto un
dal primo libro un raccontino sul sanguis, e mi è venuto quel discorso, perché come ho detto, non è tanto la parola sanguis che è da scrivere, ma rendere, diciamo, due pagine, una pagina e mezza, plausibili e accettabili per un collegamento alla parola sanguis. Io un pochettino mi sono anche documentato su Montague, in maniera tale da non scrivere delle cose fuori dal mondo, e sono contento di essere riuscito, malgrado, come dico e lo ripeto anche giustamente, la storpiatura da dove sia venuta non si sa se con l'andare del tempo, a un certo punto il piemontese da sandwich molto, molto albionico è venuto fuori come sangue, ecco, però aver collegato Montaggio con questo mio ricordo di prima adolescenza mi ha fatto molto piacere, perché so che è stato anche apprezzato, mi vedo anche da lei tutto sommato. Quindi. Ugo Revello, ma lei ha una ragazza o una signora o una signorina, non ha mai detto, per esempio, cavarda madaminca la propria in bel putagè? Ma perché già alla mia età... Io penso che sarebbe un tomber de femme a dire una frase del genere. Ma secondo me è che era già ai miei tempi le ragazze non parlavano più piemontese, perché c'è stato quel momento in cui noi dovevamo tutti parlare italiano, anche se veniamo da famiglia piemontese. Io parlo della città grossa, poi se andiamo nelle province, ancora adesso i genitori parlano ai bambini alcune volte in piemontese, ma già allora quando si andava alle medie o al liceo era difficile trovare una ragazza con cui potevi interloquire in piemontese, quindi potevi dire proprio in bel putagè, ma bisognava poi tradurre in italiano, magari ti pigliavi anche uno schiaffo, voglio dire, perché allora c'era ancora una ritrosia che di questi tempi invece non sarebbe più di moda. Vabbè, ma in quel momento lì, visto che lei magari ha detto una bella ragazza del putagè, poteva essere Pibusiar den Gavadent, no? Per risalire la china, e c'è sempre una possibilità, no? Sì, io come ho già scritto anche qui, cioè molte cose ho scritto, non sono mai stato un tomber de femme purtroppo, e me ne duole molto veramente dal punto di vista del mio svolgimento, diciamo, della vita, forse è stata una delle cose che di cui mi dolgo di più, però voglio dire, no, un bel putacè non gliel'ho mai detto, confesso, ecco. Ma certamente, poi queste frasi qua sono frasi anche molto simpatiche, no? Perché raccontano semplicemente quello che è la vita. A proposito di putagè, potremmo continuare con l'erba banduira, no? Lo lasciamo scoprire i nostri ascoltatori, perché l'erba banduira, tra l'altro, è una storia lunghissima, questa frase qua, perché passa attraverso il francese, ma non solo, se vogliamo arriva persino all'epoca romana. Per esempio, una delle edizioni più ascoltate, no, per quanto mi riguarda, è per esempio la famosa Gautelanata, no? Che è detto in maniera molto scherzosa, e mi piace molto questa cosa. Sì, ho ripreso anche, ci sono stati dei cantori torinesi, soprattutto Farassino, ecco. Gippo Farassino, mi è piaciuto molto che non abbia avuto una risonanza, diciamo, italiana, perché era un vero chansonnier, era uno di quelli che diciamo si potevano rifare tra gli italiani più la tradizione francese, e faceva anche delle belle cose. Purtroppo il Piemonte è, diciamo, un pochettino relegato al nord-ovest, quindi diciamo che alle volte non viene considerato per quello che vale. E una di quelle canzoni molto belle si chiama Matilde Pellissero, che lui corre dietro a questa tipa che aveva già tre amanti e che dice: li mollo tutti, sto con te, invece alla fine poi si fa suora, e lui dice: adesso tu sei madre addolorata, mi penso quando in Gavarei era nata, sarà sempre da quando veramente mi farò furbo, ecco, in poche parole, stapperò quella bottiglia, no? Mi toglierò il tappo che mi chiude e mi farò furbo, ecco. Quindi che avesse la nata è anche molto bello da quel punto di vista. E lì però c'era un'altra interpretazione che io non ho scritto di chi era, mi sembra fosse di Umberto Eco, per cui togliersi Gavessera Nata era inteso in un'altra maniera, cioè sgonfiare un pochettino il pallone. Io, quando, ecco, succedono queste cose qui,
in alcuni di questi casi in cui l'interpretazione è quantomeno dubbia, io tendo a metterle tutte quante, in maniera tale che sia poi il lettore a scegliere quella che più gli aggrada, voglio dire, dal punto di vista. Faccio un altro esempio, la parola del pentu, no? Del pettine, che vuol dire che non vale niente una cosa, per alcuni si rifaceva una moneta napoleonica che portava una corona sopra, ma che valeva abbastanza poco, qualche centesimo. Quando Napoleone Bonaparte fu spazzato via, i torinesi che lo odiavano a morte buttarono via quelle monete che tanto valevano poco, e quella corona assomigliava un po' a un pettine, tipo quello di Lucia Mondella, pressappoco, no? Un'altra interpretazione invece, che nelle valli di Cuneo esisteva un mestiere che si chiamava il cavier, cioè era coloro che andavano a prendere i capelli delle donne, arrivando anche fino quasi in Slovenia. Dal paese di Elva. Sì, bravo, perfetto, non citavo i famosi cavier, e questi qui avevano, diciamo, come si potrebbe dire, un preziario per i capelli, no? Quelli a seconda del colore e a seconda della resistenza. I capelli più scadenti, voglio dire, quelli che diciamo venivano venduti a minor prezzo, erano quelli che rimanevano nel pettine quando si pettinavano, perché erano i più snervati, i più deboli, e da allora i cavei del pentu, cioè i capelli del pettine, vuol dire che erano quelli più scarsi. Io ho dato per due interpretazioni, poi a ciascuno quella più o napoleonica o diciamo della provincia di Cuneo che gli va meglio, ecco. E noi stiamo per terminare questa conversazione con Ugo Revello per i libri Avami Imparai e Suma Vincia Passa. Che cosa mi ricordava Ugo Revello quando lei parlava di questa cosa con tanta passione? Mi ha ricordato una serata insieme con Bruno Gambarotta a raccontare proprio del vecchio piemontese, e penso che sarebbe veramente una bella coppia per presentare i suoi libri nel corso della varie presentazioni, perché sarebbe veramente una coppia straordinaria. Prima di salutarci, Ugo Revello, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma mi sono due libri, appunto, citavo Beppe Fenoglio, di cui ho letto alcuni racconti, ma ho trovato un'edizione con tutti i racconti di Beppe Fenoglio, e due, sto rileggendomi, toccando un argomento vicino a quello dell'antiquario, Arthur Conan Doyle, tutto Sherlock Holmes. È stata una delle mie letture, diciamo, giovanili, soprattutto anche di racconti, beh, poi di romanzi ne ha fatti quattro Conan Doyle, e quell'atmosfera, diciamo, inglese fin du siècle mi piace moltissimo, per cui. E poi questo alone tra il poliziesco e il mistero che regge sempre su quei racconti, lo ritengo fantastico. Questi sono i libri che sto in questo momento leggendo. E di che cosa apprezza di più di Conan Doyle? E l'ambientazione, moltissimo. Nel senso che a un certo punto mi fa io poi, io sono del 48, no, come età, e ho vissuto, diciamo, la Londra, io adoro quella musica anche di quei periodi lì, la Londra, diciamo, degli fine anni 60, inizio anni 70, che mi è entrata nel cuore. Sono andato ultimamente a Baker Street, no? il famoso indirizzo dove viveva Conan Doyle, sono riuscito a farci l'alloggetto, eccetera, eccetera, e per cui direi che è quello che io apprezzo tantissimo. Ma visto che lei è andato a Baker Street, che sì, è veramente un punto di riferimento per gli amanti della scrittura di Conan Doyle, ma allora certo, lei mi deve dire che è stato anche a Meiringen. A Meiringen, che è la città è un piccolo paese della Svizzera, il paese delle meringhe, per capirci, no? Ed è un paese per me di favola, perché arrivi in quel paese, trovi la panetteria con questa vetrina strapiena di meringhe, ma a parte questo, io un giorno, nella mia completa distrazione come sempre, ho scoperto che a Meiringen, in questo piccolo paese vicino a questo paese, per l'appunto, ci sono delle cascate Reichenbach, se non ricordo male, ha ragione. E proprio con il Doyle col dottor Morier, esattamente, lo riporta, dove Conan Doyle doveva far succedere almeno la morte di Sherlock Holmes, la morte temporanea, perché poi fortunatamente sì, certo, Doyle cambiò idea e lo riportò in vita. Però le cascate di Reichenbach rappresentano un personaggio degli amanti di Conan Doyle, oltre a essere veramente molto molto belle delle cascate. Quello mi manca, e senz'altro andrò a visitarlo, anche perché ho poco
pochi giorni fa ho letto il famoso risuscitamento di Conan Doyle, che sono cose che era avvenuto, secondo me, a furore di popolo, perché la gente si era talmente arrabbiata della morte di Sherlock Holmes che Conan Doyle dovette risuscitarlo in maniera rocambolesca qualche anno dopo per riuscire a soddisfare tutti i suoi lettori, veramente. No, incredibile, veramente bello, veramente. Da quel lato lì mi piace molto questo, anche se è un modo di scrivere un pochettino datato, no? Nel senso che si manifesta sui volti sempre un orrore, di sentimenti quasi quasi esagerati dal punto di vista, diciamo. Ma era lo scrivere del tempo, quindi. Sì, veramente. Però decisamente un fascino per me è incredibile. È anche una scrittura molto teatrale. Grazie davvero Ugo Revello per il tempo che ci ha dedicato, per aver tirato fuori dal cassetto queste belle edizioni piemontesi. Buona giornata e buon piemontese. Ringrazio molto tutti, anche lei e tutti gli ascoltatori. Carissimo signore, mi sta bene. Buongiorno. Grazie.